Buongiorno a tutti, avete capito dove siamo oggi? Oggi siamo niente po' di meno che a Sanremo. Questa è la via appunto principale, dove appunto in terra, come vedete lì, c'è tutte le targhette dal 51 al 2021, di tutte le vittorie di Sanremo. Qui abbiamo con noi in diretta niente po' di meno che Mike. Buongiorno. Ora si va a fare un giro e guardiamo un po' che c'è di bello. Allegria, andiamo gente. Siamo a Sanremo. Perfetto, questo è preciso della massa. Allora, indossiamo oggi? Al casino. Al casino di Sanremo. Ragazzi, è un bel casino. Sì. Si va a puntare un par di mila euro, roba del genere. Ho sognato un numero e un colore. È un colore, sì, che, ragazzi, se il video finisce qui e il canale non continua, avete capito il perché. No. Casino? Continua il canale, ma si abbozza di lavorare. Ah sì, continuerà il canale, ma si abbozza di lavorare. Questo è un po' mal di sicuro. Guardate dove siamo. Aspetta, amici. Casino di Sanremo. Muore, arrivo. Aspetta, io voglio far vedere il casino, guarda che meraviglia. Andiamo a puntare. Oh, questo è per Francesco il professore, eh. Questo è per Francesco il professore, guarda che meraviglia. Il casino è là, fanno più foto la macchina che a casino. Ah, devo spostare. Ciao bello. Eccoci qua, sicché se voi ci rivedete, un di cose vedete nulla. Land House. Allora, la scusa di Sanremo è una tappa, più che altro Sanremo, perché siamo di passaggio da Sanremo per andare a vedere dei posticini e qui interviene la mia moglie e chiacchiera te, raccontaci te indo si sta andando, raccontaci un po' dove ci porta Cricchetto Clio. Raccontaci. Allora, siamo un po' matti, perché insomma siamo un po' matti. In un giorno e mezzo si sta facendo un sacco di cose. Un giorno più che altro. Però insomma, secondo me ne vale la pena. Sì. Allora, praticamente sono un po' malinconi, E ricordo il viaggio che si è fatto 2 anni fa, proprio prima del Covid. Vabbè, la gabbiano! Sì. Ma si può essere seri? Ah, scusa, hai ragione. Allora, si sa che in questo periodo dell'anno fioriscano un po' di alberi, no? E specialmente le mimose. Ok. Dov'è che si trovano più mimose nella nostra penisola? Soprattutto in Liguria e in una parte della Toscana. E allora, 2 anni fa invece si è fatto la vera pazzia e siamo andati in Francia. Andiamo a vedere le mimose. Nella strada della mimosa, cioè sono 500 km tutto di mimose, di profumi, bellissimo profumo, cioè da stare tutto il viaggio con la testa fuori dal finestrino. Se riusciamo mettiamo un pezzettino, perché non si è fatto il video, ma riusciamo a mettiamo un pezzettino. Sì.
quello è un viaggio fantastico. In questo periodo dell'anno gli amanti delle mimose, chi è allergico no, ma gli amanti delle mimose secondo me lo devono fare assolutamente. Ma te la mimosa la piccina la mangiavi? Tappa. Io la mimosa la piccina la mangiavo, la pallina. No, eh? Facevi meglio a mangiare un po' di cicceri secco. Oh, quella sera! Oh, quello va stare in convento. Scusa, scusa. Vabbè, vai. Insomma, come fine tappa, se uno va, la strada della mimosa, il clou è Tanneron. E a fine tappa uno dovrebbe andare alla fabbrica del profumo, che è la Fragonard. Dove ci sono tantissime fragranze, ti fanno vedere come fanno i profumi, spettacolo. Bello, sì. E poi per gli amanti del profumo c'è anche il film Il Profumo, che non è adatto ai minorenni, però è bellissimo. È un po' hard, mi sa. Sì, horror hard, insomma, un mix. Horror hard. Vabbè. E adesso invece, insomma, siamo in Italia e ho detto che bisogna fare questo bel tour della Liguria. Siamo nel ponente, quindi Sanremo, Imperia, Bordighera, Vallebona, precisamente sul Monte Nero. Lì mi dicono, cioè degli amici liguri, insomma, me l'hanno detto, che le montagne sono tutte gialle in questo periodo dell'anno. E quindi andiamo alla scoperta. Tanto si è fatto Sanremo, stava proprio una tappa veloce, però nulla, ho preso chiamo il viaggio e... Fatto lungo? Cioè lungo? Fatto lungo? Insomma, 4 minuti. Taglierai. No, che non si taglia, chi lo vuol vedere lo guarda, chi non lo vuol vedere va avanti. Oh, allora il giro delle mimose, se ne è viste le mimose, Pochine, ma non tanto. Ci si aspettava di più. Però non mi ha finito. No, non è finito, infatti ora si riprende la strada lungo la costa, strade principali, ma lungo la costa, per ritornare un po' verso casa. Provinciale. Provinciale, sì, hai ragione. Come c'ho sempre da dire la sua. E della Vergine, sì. E si va in direzione, ci si ferma a mangiare a Imperia, un bel
piatto. Uno spaghettino allo scoglio, guarda, ci sta. E gli dai che mangi? Mica che mangi. Intanto vi fa vedere, boh, vabbè, qualcosa si mangia. Intanto vi fa vedere la stradina lungo la costa.